operaia come me nel mondo del rame e soprattutto in una biennale del rame. Approdo anzitutto grazie alle arti possibili e grazie a un connubio tra un'attività educativa e un'artistica. Nel 2018 nasce il mio progetto di volontariato È tempo di regalare feltro magie, nel quale io vado in giro per lo stivale a regalare laboratori che permettano di raccontare delle storie attraverso la lana cardata e il feltro. Quindi a gennaio del 2020 abbiamo lavorato insieme a un gruppo di mamme e ragazzi del Polo Territoriale per la Famiglia della Municipalità 5 del Comune di Napoli e abbiamo creato praticamente delle relazioni familiari. Abbiamo realizzato un lavoro che parlasse del mondo complicatissimo delle relazioni familiari. Esistono molti casi in cui le relazioni familiari sono così complesse e delicate che non sempre è facile poterne parlare. Ma se tutto diventa un disegno, se tutto diventa un racconto, nessuno si sentirà in dovere di spiegare e nessuno potrà provare né vergogna né disagio. Basterà seguire le linee colorate per leggere questo racconto. L'idea del libro tessile è stata ispirata da una mostra che ho visto a inizio del 2020, dedicata all'artista, alla fiber artist Maria Lai. Lei attraverso le linee, gli intrecci praticamente raccontava storie ed è così che io, Luciano e Grazia e le mamme, i ragazzi e gli operatori abbiamo voluto praticamente raccontare le nostre storie familiari. Ma il lavoro che è stato realizzato era un lavoro molto prezioso, aveva bisogno di uno scrigno, però non uno qualsiasi, ma uno scrigno adatto a poter accogliere e custodire queste relazioni familiari, che sono fatte spesso, anzi esclusivamente, di energia. E quale migliore scrigno poteva essere uno scrigno di rame, che è un perfetto conduttore di energia? È così che è nato questo libro di storie infeltrite che meritano di essere lette da tutti senza giudizio alcuno, sfogliandole una ad una. Come si leggono? Per leggere ogni racconto basta seguire le linee colorate. E un libro così aveva per forza bisogno del rame, perché era l'unica materia a cui affidare i segreti e l'intimità che sono contenuti in queste storie. E tutto questo è stato possibile grazie a due amici artigiani che lavorano il rame da tanti anni e che hanno realizzato questa bellissima copertina del libro.